Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Tempo di aggiornamenti per Studio One e per il suo sistema proprietario MixFX, tanto invidiato dalle altre DAW. Questa funzione, che abbiamo già affrontato in un video presente sempre su questo canale, riferito proprio al MixFX, come anche nel video di SoftTube Tape che troviamo in descrizione. MixFX raggiunge quindi ora un nuovo livello con nuovi algoritmi di emulazione di console, questa volta chiamato Retro Mix Legends, e fa riferimento proprio alle vecchie console, tanto ricercate proprio nelle emulazioni. Abbiamo visto già Fat Channel contenere all'interno sezioni di queste console, come ad esempio appunto il compressore stile SSL. Questa volta nella sezione MixFX troviamo proprio diverse nuove console e sistemi di tape. Le vedremo nel dettaglio. Facciamo solo un piccolo riassunto sul cosa è MixFX. Studio One Pro è in grado, attraverso la funzione MixFX che troviamo qui in alto, di creare una catena proprietaria di effetti. Questa catena poi verrà replicata all'interno di tutti i canali del mix di Studio One per creare appunto quel sistema classico di crossfeed che si ottiene sulle console analogiche, a cui poi applicare anche distorsione armonica e l'emulazione di drive tipici delle console. Ma a differenza dei plugin classici che vengono spesso inseriti su un singolo canale, come vi dicevo, MixFX aperto sul canale master è come se venisse replicato su tutti i canali del mixer, ovviamente in maniera invisibile. Quindi prende il feed da tutti i canali e li combina all'interno, appunto, come se fosse una console analogica. Da qui la possibilità di applicare appunto il cross talk o cross feed che troviamo qui in basso in tutti i nostri MixFX, ossia creare quell'effetto, quella piccola porzione di segnale che passa da un canale al canale adiacente, proprio nella circuiteria analogica, e che le DAW ovviamente non possiedono. Questo sistema in definitiva emula al 100% il comportamento di un mixer reale e regala un sistema di somma analogica che non possiamo avere su altre DAW. Al momento credo che solo Luna riesca a fare lo stesso tipo di emulazione utilizzando i plugin di UAD, ma Studio One ha introdotto questa tecnologia già dalla versione 4 diversi anni fa. Nella versione 5 Pro normalmente abbiamo il Console Shaper di base, quindi vuol dire che già possiamo ottenere un sistema di emulazione di somma analogica con questo, diciamo, nella versione base di Studio One Pro, oppure acquistare poi il pacchetto CTC One. Trovate anche questo un video sul mio canale relativo all'uso di CTC One nelle diverse console. E inoltre, come vi dicevo, la funzione tape creata da SoftTube, denominata appunto Tape Multitrack. Troviamo anche questo video sul mio canale dove ho affrontato l'utilizzo di tape di SoftTube. Infatti in questo caso, quindi, aperto nel MixFX, tape prende il segnale da tutti i canali del mixer ed è come se avessimo appunto un'emulazione di nastro su multitraccia. Veramente molto bello, lo uso spessissimo anche in fase di mastering. Partiamo da Brit Console, che abbiamo visto in apertura di video e che fa parte del nuovissimo pacchetto Retro Mix Legends. Nel pacchetto poi troviamo, oltre al Brit Console, l'Alpine Desk, che richiama appunto un mixer caratteristico API, ed il nuovissimo portacassette, che vedremo dopo, emula appunto il classico registratore a cassette che avevamo un po' tutti negli anni 80, con una fantastica funzione di pitch che vedremo poi infine. Partiamo però dal Brit Console e accendiamolo su tutto il mix. Accendiamo la funzione di crosstalk. Analizzandolo abbiamo le funzioni che abbiamo già visto nelle altre emulazioni, come appunto il drive or boost, il noise, che sarebbe appunto il rumore della circuiteria da poter aggiungere al nostro mix. Come vediamo, una volta acceso entrano in funzione dei piccoli segnali di rumore, e poi il famoso crosstalking che abbiamo già analizzato, e le tre tipologie di mix. Quindi in questo caso è come se avessimo tre tipologie di mixer in stile SSL, quindi vintage, super e modern, fino all'ultima versione. Nella sezione modern, come vediamo, si attiva la funzione harmonics, che va dalle armoniche pari a quelle dispari, quindi seconda armonica, terza armonica. Infine abbiamo il character,
che comunque rappresenta una sorta di blending, quindi tra il suono poco effettato a un suono più console possibile, quindi il massimo dell'emulazione analogica. È bene anche questo saperlo dosare, perché magari sporca troppo il nostro mix, quindi attenzione all'utilizzo di questi parametri, che aiutano sicuramente ad avere una spazialità e una tridimensionalità molto efficace all'interno del nostro mix, quindi tutti i suoni in realtà diventeranno più intellegibili, più chiari e più profondi, e ovviamente la funzione master per alzare il volume. Ricordiamoci che l'utilizzo di Console Shaper non modifica il volume in alcun modo, quindi attua una sorta di gain staging interno per evitare di alterare proprio le funzioni del mix che abbiamo già fatto, comprese le programmazioni dei faders. Quindi aggiungendo noise o aggiungendo crosstalking non aumenta il volume, a meno che non lavoriamo sul master out. Una volta acceso il nostro MixFX, vediamo che ogni canale ci mostra un LED rosso che indica l'accensione del MixFX. Infatti nel momento in cui lo togliamo, questo LED sparisce, quindi è semplice anche da riconoscere l'utilizzo di questo tipo di funzioni. Andiamo su Modern, aggiungiamo un po' di armoniche, crosstalking attivo, un po' di noise e un po' di drive. Character lo mettiamo a metà e andiamo ad ascoltare un AB direttamente con il nostro mix. In questo caso è un brano rock che sto lavorando, e all'interno appunto abbiamo i classici strumenti: basso, chitarra, batteria e sintetizzatori. Facciamo caso alla batteria. Notiamo proprio come si riduce la spazialità. Questa è una forse delle cose più belle che possiede Studio One Pro, quindi questa capacità di ricreare una emulazione analogica su tutti i canali. Un'altra super funzione è quella di poter cambiare il numero di serie della console. Questo è molto interessante perché, come sappiamo, le macchine analogiche non sono tutte uguali, quindi anche la stessa console prodotta in serie non risponderà mai identica ad un'altra console. Quindi qua dentro basterà impostare un altro tipo di console e il carattere e quindi la risposta sarà leggermente diversa in base proprio al numero di serie che abbiamo impostato. Sono ovviamente piccolissime differenze, ma a volte potrebbero crearci delle inaspettate soluzioni. Andiamo a vedere la seconda console, quindi l'Alpine, che questa volta possiede, a differenza della versione British, la possibilità di avere un rapporto di trasformazione, un rapporto di segnale all'interno del trasformatore. Quindi in questo caso possiamo alterare la risposta delle distorsioni armoniche utilizzando due diversi tipi di trasformatori.
questo modo possiamo alterare anche pesantemente, perché comunque il livello di drive è molto più violento rispetto alla versione British, quindi avere a disposizione un sistema di console molto molto più aggressivo. Andiamo infine ad ascoltare la versione portacassette, che quindi emula un classico portacassette tipo il Tascam che utilizzavamo per fare i demo negli anni 80. Ovviamente la qualità è molto più bassa perché quel tipo di macchine non erano create per avere un sound estremamente sofisticato, quindi perfette per un mix magari più lo-fi all'interno dei nostri arrangiamenti. Ed è interessante, adesso vedremo, la possibilità di utilizzare la funzione pitch. Questa funzione ovviamente può essere programmata attraverso appunto il nostro classico sistema di programmazione di Studio One e quindi creare all'interno del mix anche delle micro variazioni di pitch molto molto interessanti. Ovviamente Console Shaper può essere aperto non soltanto sul master come in questo caso, ma anche nei bus, quindi questa funzione è molto utile perché magari possiamo alterare il pitch soltanto di un bus che contiene alcune tracce, non su tutto il master. Ascoltiamo in sottofondo il rumore di questo tipo di macchina. Andando in play possiamo aggiungere questo rumore al sistema di pitch. Notiamo come aumenta anche la compressione del nastro. Il character in questo caso aumenta anche la differenza di bias, quindi come se muovessimo la testina del registratore. E quindi possiamo creare appunto dei nuovissimi tipi di effetti, anche lo-fi, all'interno del nostro mix. Mix Legends è gratis per gli utenti di Sphere Presonus, oppure può essere acquistato direttamente dal sito di MIDI Music. È per me un acquisto fondamentale per i possessori di Studio One 5, quindi non sottovalutate mai questa funzione perché cambia radicalmente il vostro modo di approcciare al mix e di avere un mix molto più dinamico, profondo e aperto sul segnale stereo. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!